Architetto Cattano, allora ricordiamo che tipo di intervento è stato effettuato e chi ha contribuito. E allora intanto premettiamo che questa è la chiesa più antica di Sciacca ed è l'unica traccia di architettura araba che abbiamo nella nostra città. È importantissima per Sciacca ed era un po' è stata intanto restaurata una quindicina d'anni fa all'interno, ma all'esterno era occultata da una scala in cemento armato che si sovrapponeva in parte alla facciata. E allora il lavoro più complesso è stato quello di trovare i proprietari e fortunatamente uno dei proprietari, il dottore Puglisi, ha consentito alla demolizione a spese sue, e quindi già abbiamo liberato il sacrato da questo obbrobio. Poi c'è stato l'intervento dell'associazione Cantone assieme a tanti altri. Allora poi c'è stato l'intervento dell'associazione Cantone, del Rotary, del Lions, del Kiwanis, della Fidapa, dell'Innerville, che praticamente hanno contribuito in maniera quasi uguale nel valorizzare il complesso monumentale dall'esterno. Abbiamo acquistato due riflettori bianchi a LED, uno lo abbiamo piazzato di fronte al prospetto principale e l'altro lo abbiamo piazzato in modo da illuminare le absidi. E poi abbiamo fatto realizzare una ringhiera in ferro e l'abbiamo applicata all'estremità del sagrato, perché prima c'erano dei dissuasori che dimezzavano la dimensione del sagrato. Abbiamo messo dei vasi in ceramica, anche perché posteggiavano le macchine poi nel sagrato, e quindi abbiamo gioco forza ostruito l'accesso alle macchine. Poi abbiamo riparato i tetti perché c'erano grosse infiltrazioni di acqua piovana e abbiamo scrostato alcune parti di pareti ammalorate. Ecco, possiamo dire poche migliaia di euro e tanta buona volontà, e questo è anche un messaggio a chi vuole impegnarsi per interventi di questo tipo. Guardi, noi abbiamo fatto, io sono ispettore ai beni architettonici e ho usato questa tecnica, ho proposto ogni anno un progettino per la valorizzazione di una parte di un monumento importante, e ho trovato risposta immediata ed efficace. Abbiamo valorizzato il portale dell'Aurana 3 anni fa, rifacendo i gradini che erano stati manomessi e usando il cemento armato, illuminando il monumento, mettendo un pannello esplicativo in plexiglass. Poi l'anno scorso abbiamo individuato una lastra tombale importantissima della famiglia Maurici di Sciacca, fatta dal Birittaro, dal famoso scultore del Rinascimento siciliano, e l'abbiamo applicata nell'atrio del Museo Scaglione, e questo anche con l'aiuto delle maestranze, che non hanno voluto soldi, perché non solo le associazioni ma anche i negozi e le singole maestranze si sono quasi una tutela delle bellezze della città a costo zero. Questo è il lato positivo, mentre noi spesso ci lamentiamo dell'incuria, della sporcizia, della deturpazione. Noi invece stiamo riscontrando un certo numero di cittadini che hanno a cuore il bene della città, e quest'anno stiamo intervenendo sul monumento più importante. Era veramente una cosa obbrobbiosa che non si potesse leggere la facciata che data il monumento all'inizio della dominazione normanna della Sicilia.